La potremmo chiamare fase 3 o magari fase 2, parte seconda, quella che inizierà da lunedì. Del resto lo sapevamo, il governo sta adottando la linea di settimana in settimana secondo le curve dei contagi. Conte, lo sapete tutti, poche ore fa è apparso in diretta sui teleschermi per annunciare l'uscita del nuovo DPCM sulle riaperture e sugli spostamenti. Regolerà la vita degli italiani da lunedì 18 maggio, salvo nuove emergenze. Ma gli attuali dati dell'epidemia sembrano confortanti e si può osare, così dice il presidente. La ripresa è decisa, insomma, e sarà avviata. Stavolta il decreto del Presidente del Consiglio non dovrebbe destare critiche. Difatti, proprio oggi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge sulle riaperture che contiene le norme quadro. Il DPCM annunciato da Conte quindi sarà a breve pubblicato in Gazzetta Ufficiale e fornisce la prima specificazione concreta con le norme pratiche di dettaglio per capire come si potrà riaprire e spostarsi. Quindi almeno questa volta non dovrebbero esserci contestazioni da parte dei costituzionalisti. Le nuove regole base saranno valide in tutta Italia e su di esse potranno poi innestarsi regolamentazioni a livello locale da parte di regioni e comuni. Le regioni infatti potranno ampliare o se del caso restringere le regole che il DPCM stabilisce a livello nazionale. I dati dei contagi sono incoraggianti, ha detto Conte. Stiamo affrontando un rischio calcolato, ha proseguito, ammettendo però di sapere dell'eventualità che la curva dei contagi potrebbe tornare a salire. Però dobbiamo accettare questo rischio, ha specificato, altrimenti non potremmo mai riaprire. Poco fa leggevo però un articolo sul Corriere che parlava dei primi segnali di rischio nella fase 2. Su Milano, infatti, è già allerta. Bene, passando ai contenuti del decreto, Conte ha spiegato che all'interno della propria regione da lunedì ci si potrà spostare senza alcuna limitazione e senza autocertificazione. Riprendono insomma la vita sociale e gli incontri con gli amici. Rimane il divieto di uscire di casa per chi è positivo al virus. Restano anche per tutti i divieti di assembramento e bisognerà comunque rispettare la distanza di un metro. Bisognerà portare con sé la mascherina e indossarla nei luoghi pubblici, specialmente quelli chiusi. Il Premier non ha raccomandato altro, portate sempre con voi la mascherina, mettetela sempre al chiuso ma anche all'aperto se non c'è possibilità di rispettare le distanze. Invece dal 3 giugno ci si potrà spostare anche fuori dalla regione e anche all'estero. Fino a quel giorno però il transito fuori regione sarà consentito solo per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza o per motivi di salute. Sarà comunque possibile il rientro al proprio domicilio, abitazione e residenza. Quanto alle riaperture programmate, oltre a quelle già ufficialmente stabilite da lunedì 18 maggio, il presidente Conte ha aggiunto che dal 25 maggio è programmata la riapertura di palestre, piscine e centri sportivi, invece dal 15 giugno anche quella di musei, cinema e teatri. Le regioni potranno comunque anticipare o posticipare queste date. La nuova autocertificazione, che non sarà più necessaria per gli spostamenti all'interno della regione, come abbiamo detto, verrà semplificata e dovrebbe essere pronta entro domani sera. Dovrà essere esibita soltanto al controllo per gli spostamenti oltre i confini regionali. Bene amici, per ora è tutto, seguitemi per i successivi aggiornamenti, un saluto a tutti e mi raccomando, questa è la legge. Questa è la legge. Ciao Angelo, questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, cosa si può fare e cosa non si può fare in un linguaggio semplice e accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale.